scene eliminate nei film che secondo me non dovevano essere cancellate. Uno degli sceneggiatori di Deadpool e Wolverine ha rivelato che nei piani originali del film era previsto un piccolo cameo di Tony Stark. Ma prima di raccontarti tutto, ricorda di seguirmi per non perderti altre scene eliminate dai tuoi film preferiti. Infatti, in origine Robert Downey Jr. avrebbe dovuto riprendere i panni del personaggio nella scena del colloquio tra Wade ed Happy, dato che, contrariamente a quanto abbiamo visto nel film, sarebbe stato proprio lui a rifiutare la candidatura di Wade come membro degli Avengers. Purtroppo però tutto questo non vide mai la luce a causa del fatto che Robert è stato affidato il ruolo del Dottor Destino, così da non confondere il pubblico in vista dei nuovi film sugli Avengers, dove lui sarà proprio il villain principale. Anche se per me potevano tranquillamente farlo. Altro dettaglio eliminato: nella battaglia contro le varianti di Deadpool sono stati tagliati due supereroi direttamente dal passato. Infatti, grazie a un concept art, scopriamo che tra i membri della Resistenza dovevano essere presenti anche il Ghost Rider di Nicolas Cage e il Daredevil di Ben Affleck. Oltre che un Deadpool dinosauro e una variante che fonde nello stesso corpo Deadpool e Wolverine, con l'intera battaglia che a quanto pare doveva svolgersi interamente nel vuoto. Ora fammi sapere cosa ne pensi di tutta questa roba nei commenti. Ricorda di seguirmi e allora sì, al prossimo video.